Infilata degli altri sport di seguito, a cominciare dagli europei maschili di pallavolo, Italia avanti agli ottavi e anche in questo caso l'avversario tardo pomeriggio sarà la Macedonia. Simona Rolandi per le anticipazioni. Buongiorno da Bari, prima sfida senza appello per l'Italia che oggi affronta negli ottavi di finale la Macedonia del Nord, dunque è vietato sbagliare, ma in realtà di errori l'Italia finora non ne ha commessi, 5 partite, 5 vittorie. Allora ascoltiamo con Maurizio Colantoni le sensazioni del commissario tecnico Fefe De Giorgi, poi la linea può tornare allo studio. Giocare contro una squadra che non si conosce, come si affronta? Il riferimento non è su quello che sono gli avversari, se sono più forti, meno forti, più conosciuti, meno conosciuti, anche perché l'ultima esperienza ci ha insegnato proprio questo. Abbiamo giocato contro la Germania che ha fatto giocare 4-5 giocatori che normalmente non giocano, hanno fatto una grande partita. E giudicare, diciamo, gli avversari in base a delle cose che non riguardano il gioco o l'attenzione, secondo me è sbagliato. E adesso immagini in presa diretta.